piacciono le uova? Sole sì, però anche sbattute. Beh, oggi parliamo di uova d'oro. Uova in inglese si dice, non credo tu lo sappia, egg. E oro in inglese si dice gold. Non l'hai mai sentito? Ah, gold, sì. Come Goldrake. C'era una volta... Once upon a time. Bravo. La figlia di un contadino di nome Dilly, che spesso sognava a occhi aperti. Come te quando pensi al mangiare, sogni ad occhi aperti. Una mattina sua madre le disse: vai a raccogliere le uova nel pollaio, mettile in questo cestino e fa attenzione a non romperle. Così Dilly prese il cestino e si incamminò verso il pollaio. Mentre raccoglieva le uova, iniziò a sognare. Queste non sono le solite vecchie uova. Queste sono d'oro, che si dice? Gold. Con quest'uovo d'oro potrò comprarmi la più bella carrozza e anche dei cavalli. Poi un meraviglioso principe mi vedrà arrivare in carrozza e mi inviterà a un ballo. Dilly immaginò se stessa come una bellissima principessa. Che arrivava a palazzo indossando un meraviglioso abito da sera. Aveva sulla testa un diadema, una specie di corona di diamanti che aveva comprato con un altro uovo d'oro. Naturalmente il principe si era innamorato della principessa Dilly e aveva ballato tutto il tempo con lei. E mentre danzavano nel salone, Dilly volteggiò nel cortile. Fin quando il canestro, cioè il cestino, le scivolò dalle mani e tutte le uova si ruppero. Guarda che hai combinato, sempre nel mondo dei sogni, le disse sua madre. E proprio come quelle uova, i poveri sogni di Dilly fecero crack, splatter, splat. Comunque è bello sognare, disse Dilly. E un giorno un sogno si avvererà. Le tre parole che abbiamo imparato oggi sono uovo, egg, oro, gold, principessa, princess.